Ciao a tutti del Piero, la Francesca. Stavolta mi rivolgo a una persona di precisa. A una persona precisa. Precisa, precisa. Pandino scassato. Il tuo video. Hai parlato male degli ospedali tedeschi. Vergognati. E sui miei tre computer. È salvato. Perché stavolta hai cagato fuori dalla tazza. Stavolta hai cagato fuori dalla tazza. E se mi rodo il culo, ti rinuncio anche, stavolta. Stanno a vedere come mi gira. Stanno a vedere come mi gira. Facciamo sentire che cosa hai detto. Ok? Allora, non è, no, non è colpa degli ospedali tedeschi, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua. A parte che se una persona va in un ospedale, lì, quel tuo zio, quel tuo parente, non so chi fosse, ma scusa, se ha fatto la seratina, quanti anni ha? 18, 20, non so quanti anni abbia, 35, comunque un ragazzo giovane o una ragazza, non so chi sia questo qui, comunque se fa una seratina alticcia, cioè, se ha bevuto qualcosa in più, cos'è? Colpa degli ospedali tedeschi, non capisco. Uno... Punto primo, tu stai parlando senza sapere, ok? Stai accusando un ragazzo, di 4-25 anni, stai accusando che si è fatto una seratina quando non si è fatto nessuna seratina. Era più di qualche giorno che stava male e stava a casa, quindi non ti permettere più. Punto primo. Punto secondo, la Costituzione tedesca come quella italiana. Che tu ti fai la seratina, che tu ti droghi, che tu non ti fai, non fai niente, quando vai in ospedale, ti devono prendere. Devono garantire il diritto alla salute a tutti. Sorta di coglione. Andiamo avanti. Sta male, c'ha la schiuma dello stomaco, ci credo, ha bevuto, chissà che cazzo ha preso, scusa. Se uno fa il pippaio... Ha bevuto, chissà che cazzo ha preso se uno fa il pippaio. Tu stai accusando, stai diffamando una persona di essere un ubriacone, un pasticomane o e comunque un pippaiolo. Uno che pippa, un cocainomane, un drogato. Questa è diffamazione, amico mio. Articolo 525 del codice penale. Ok? Comma 1, 2, 3 e 4. A diffusione mezzo stampa, YouTube mezzo stampa. Ok? Questa è diffamazione. Andiamo avanti. Caro mio, e poi all'ospedale ti deve, cioè, in Italia, voglio dire, giustamente, stiamo attenti, sono d'accordissimo anche a curare le persone che vengono con i barconi, giustamente, ma è sacrosanto, sono i diritti umani. Quindi io apprezzo, la Germania non è l'Italia, carissimo, non è l'Italia. La Germania non è l'Italia. In Italia ci sono diritti umani, qua non c'è un cazzo. Ignoranza totale, eh. Se tu torni in Italia, io farei un bel provvedimento per questi finti immigrati che criticano l'Italia. Allora, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Tu la paghi la sanità italiana. Facciamo così, te la faccio pagare la sanità italiana. Ma perché tu pensi che tu la sanità italiana non la paghi? Sei davvero convinto che la gente in Italia la sanità non la paga? Eh? Tu sei convinto che se io... A parte che in Italia non torno. Punto primo. Punto secondo. Io vengo in Italia e non pago? Sei convinto? Se lavoro la pago con le tasse sul lavoro. Punto primo. Punto secondo. Se vengo da straniero, tutto quello che io faccio in Italia lo pago cash. Ok? L'ignoranza che hai, è incredibile. È incredibile. Ma secondo te i soldi della sanità dove cavolo li prendono? Li cagano? Li tirano via dal buco del culo? Sei coglione che sei. Te la faccio pagare, chiaro? Chiaro? Ti faccio pagare la sanità italiana. Poi hai scimmiottato gli altoatesini, allora. Io ho scimmiottato gli altoatesini.
Io non ho scimmiottato gli altoatesini. Io ho scimmiottato gli italiani che vivono qua. Infatti nel video lo dico anche. Lo dico anche nel video. Di non affidarmi a quegli italiani che vivono qua, che continuano a pensare: ah no, grande Germania, perché Germania ci ha dato tanta. Questo dicevo, degli italiani che vivono qua. Riguardate il video. Coglione. Conoscete le fosse ardeatine? Ok. Ne morirono dei ragazzi dell'Alto Adige. Allora bisogna rispettare la storia del paese. Se non conosci la storia del paese, devi studiare. Gli altoatesini si sentono feriti dagli italiani, ma è normale, è legittimo, li rispetto. Invece tu li hai pigliati per il culo, hai capito? Hai svergognato gli altoatesini. Allora, tu, oltre a non aver capito il video, non conosci la tua Costituzione, non conosci il tuo Stato, non sai che in Italia la sanità si paga, comunque sempre, oltre che con le tasse, anche con il ticket. Non hai capito di cosa parlava il video, ti sei permesso di diffamare un ragazzo che non conosci, di dargli dell'ubriacone, del pasticomane, del drogato, ti stai permettendo di dire minchiate su minchiate senza considerare una cosa, che non sai nemmeno sentire quello che è. Non riesci nemmeno a sentire, mettiti gli amplifon. Tu brauchst von die Hörgerät, mein Freund. Con un video infame! Ora, secondo voi, io questo video ce l'ho sui computer, su tutti e tre. Ce l'ho su tutti e tre i computer. Ora ditemi voi, io questo, secondo voi, dovrei denunciarlo? Cosa dovrei fare? Qua si parla di diffamazione. Forse pensavi, facendo quel video di merda, avete vinto voi, che noi smettessimo di guardarti, di seguirti. No, io ti guardo sempre, amico mio, si va a partire, merdaccia che non sei altro, perché sei una merda, io ti guardo sempre, hai capito? Ti guardo di continuo, guardo questo, guardo l'altro canale che hai fatto, come si chiama, aspetta, ora devo andare a cercare, perché... Allora, nuova scheda. Dove sei? Pandino Live Show. Dove praticamente parli solo di merdate. Dove non c'è un... saluti la Germania, apri il dissing. Lui pensava, facendo quel video avete vinto voi, che nessuno lo andasse a ricercare. Ha fatto quel video che vi ho fatto sentire. Le live della Germania giudicate voi. La live della Germania giudicate voi. Pubblicato 10 ore fa, quindi un altro video dedicato a me. Ancora non l'ho visto. Lo guardiamo insieme. Allora, mettiamo questo così. Guardiamolo insieme, va. Ciao a tutti. Partiamo carichi con i video come al solito. Allora, ho sentito la live della Germania, ma è imbarazzante. Allora ti dico solo questa. Quindi vi racconto solo due chicche. Le prime chicche. Ah sì, ha paura degli haters. Gli haters non esistono. Esistono dei commentatori liberi e democratici come me. Cioè, chi mi classifica come hater. Tu non sei un commentatore libero e democratico. Tu sei un haters, sei un troll, più che un haters, sei un troll. Se avessi le palle faresti vedere la faccia, ma le palle non ce l'hai. Vuol dire che è come minimo un codardo, è uno che è uno sciocco, è un disonesto, perché io non sono... Disonesto, bravo, ora mi salvo anche questo. Che esprime dei pareri in una civiltà democratica e civile, come la nostra. Quindi, voglio dire, prendetene atto. La seconda cosa, quindi è un disonesto, è uno che non accetta la fama altrui. È un invidioso,
Poi la seconda cosa, c'era uno che giocava a calcetto con lui, questo qui, c'è uno che l'ha contattato e ha detto: guarda che io ti conosco. Lui, siccome che gli deve pagare il gelato, gli deve pagare il gelato, no? Sai, nelle partite di calcetto. Non ha neanche capito un cazzo di quella live. Cioè, quello è quello che mi ha contattato. È un amico mio, uno che dice, mi conosce perché conosce tutte le mie cose, però io non me lo ricordo. È lui che mi deve dare a me 5 euro, 5.000 lire, non io a lui. Dice che mi deve ancora 5.000 lire. 1 euro per risparmiare 50 centesimi. No, no, ma io non so chi sei, io non so chi sei. Ha negato l'evidenza. Ha negato l'evidenza, è un codardo. Cioè, non riconosce neanche gli amici. Cioè, questo qui lo conosceva, era palese. Ho detto: guarda che io ti conosco, noi abbiamo giocato insieme a calcetto da piccoli, sai? È normale, no? Cioè, è normale, no? Una persona pubblica, pubblica dei video in una piattaforma pubblica, è normale, no? Che saltano fuori gli amici d'infanzia, ma è normale, ma sono sicuro che può accadere anche a me, può accadere che magari mi contatti una persona: ah, ma io ti conosco, In te, realtà è normale, noi tanto ti siamo contatta la persone che polizia, seguono tutte te. famose, cioè io, lui no, io sì, capito? Quindi è normale, ti fermano per strada, dicono: ah, ma te sei, è normale, no? Lui ha negato tutto, per non parlare del cono, il cono gelato, da 50 cento, pure non so, aveva fatto un brutto fallo, sai, un'entrata a gamba tesa, magari l'ha mandata all'ospedale. Allora non ha ammesso le sue colpe, cosa ha detto? Codardo. Un'entrata a gamba tesa. Stiamo parlando di uno che parlava di quando avevamo 3-4 anni, di quando si andava a prendere le caramelle da Pasqua, cioè a rubare le caramelle da Pasqualino, che poi io non mi ricordo di aver mai rubato le caramelle, però può anche essere, non lo metto in dubbio. Questo vuol dire che avevo dai 4 ai 5 anni, un'entrata a gamba tesa. Io dovevo pagargli a lui il gelato, è lui che doveva avere i soldi. Se riguardate la live, vi fate due risate e vi rendete conto di quello che, è. Comunque, e questo è uno. Turno mandare era. Sono un toh. Allora, fammi vedere. Qua è Sharau. Il paesaggio della Germania, qui ce l'ha con Eden. Tempesta di neve in Germania. Caricato 4 giorni fa. Questo sicuramente ce l'ha con me. Guardiamo anche questo insieme. Germania, guarda, ti dico una cosa. Allora, dopo faremo un video bomba più avanti sul fenomeno dislike. Adesso parliamo del fenomeno Germania, della neve in Germania. C'è stata una nevicata extra, ok? Questo pagliaccio ha preso una macchina da 200 euro. Ovvio che quella da 200 euro sulla neve va, che è una meraviglia. Costa di più la mia bicicletta, per darvi un ordine di grandezza. Fermi. La macchina a 200 euro, ero con la macchina della mia compagna e stavo girando con la Panda. Lui si chiama Pandino, io giravo con la Panda da 12.000 euro comunque. Vabbè, non è che sei Schumacher se sai guidare sulla neve, eh. Hai capito? Ma sei te che ci sei andato in Germania? Cosa rubi? Cioè, vuoi farci venire a noi italiani, sensi di colpa? Te, dici, nessuno ti ha obbligato. Sensi di Sei andato in colpa. Germania, adesso te la tieni. Gli ospedali non funzionano, c'è la neve. Io sono in Italia, il paese dove tutto funziona come un orologio svizzero. E sei te che sei andato in Germania, cosa vuoi? Cioè, ci fai sentire in colpa noi italiani. Prima ci fai venire il complesso di inferiorità, questo è tipico degli immigrati italiani, che hanno due sindromi. Io sono stato a Londra e posso dire che è simile da qua. Allora, all'inizio sono entusiasti, perché il pagliaccio da quant'è in Germania? Non lo so, un paio d'anni, poi è talmente ricco, ma pagalo te lo spargisale. Sei così. Ricco, guadagni così tanti soldi, paga lo spargisale e non romperci i fondelli e non farci sentire in colpa. Le due sindromi dell'immigrato sono: la prima esalta la Germania come il paese del Bengodi, la seconda trova tutti i difetti, la Germania, qualsiasi paese, trova tutti i difetti del mondo. Il fantoccio in Germania adesso comincia a lamentarsi dello spargisale che non c'è perché ha fatto una nevicata straordinaria, e degli ospedali che non funzionano.
Mamma mia, ma io cosa devo fare con sta gente? Cosa devo fare davvero? Ah, la live bunker verso complottisti. Questo non so di che cavolo parla. Comunque, andiamo avanti. Passaggio alla Germania, abbiamo visto, tempesta di neve in Germania. Ah, beh, sono i soliti video di merda, insomma. Car watching Santa Sofia. Non car washing, car watching. La crisi di governo, Salvini è perso. Amici, Salvini ha vinto, povero cretino, non capisce proprio un cazzo. Eccolo qua il video, avete vinto voi, sono un canale fallito. Pago i danni a tutti. Capito? Il minchione. Guardate che uomo che è. Guardate che uomo. Falsi, bugiardi. Ah, mettiamo video all'inizio. Guardate che uomo. Quelli che dicono che non mi inquadro. Ipocriti, falsi, bugiardi, meschini. Sono io. Sono Pandino Club. Ho deciso di smetterlo. Con queste ipocrisie, con queste menzogne, ho deciso di chiuderla qua. Ho deciso di chiudere tutti i miei canali. Non penso. Vabbè, abbiamo reso l'idea. Un bacio, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, ciao.